L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita, ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Spot, spettacoli, politica, economia e, ovviamente, informazioni. Sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Tiene e provincia. Col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più. Torre Campagnolo, grandissima giornata di festa, di sport per la città di Bassano del Grappa che va a sfidare la Lazio, la piccola Bassano del Grappa contro la grande Roma, è un'emozione incredibile. Sì, è un'emozione incredibile, un evento storico per certi aspetti che rende merito alla città, rende merito ai tifosi, alla proprietà e all'organizzazione di questa squadra. Speriamo sia il primo di una serie di eventi così importanti perché il Bassano Calcio, il Bassano Città lo meritano. È un momento storico, il punto più alto appunto della società, che però fa un po' da immagine per la stessa città di Bassano del Grappa, una forma di pubblicità che insomma di averne tutte le settimane di questa opportunità. Sono perfettamente d'accordo, lo dicevo prima, Bassano merita questo tipo di visibilità per l'importanza della città, per la sua importanza a livello regionale, a livello nazionale. Abbiamo visto poi anche in quest'ultimo periodo a livello turistico, a livello culturale, se l'eccellenza arriva anche a livello sportivo, credo che siamo tutti molto molto felici. E poi una cosa molto positiva è vivere le partite, il calcio come la vivono in particolare i fedelissimi, però un po' tutti i tifosi del Bassano Calcio, questo clima di grande fraternità, amicizia e spirito d'unione. Beh, io sono qui, è veramente qualcosa di fantastico, l'organizzazione, la convivialità che c'è, credo, sentivo parlare prima di terzo tempo che dovrebbe in qualche maniera secondo me essere ripristinato come buona pratica a livello sportivo in un mondo come quello del calcio che troppo spesso passa alla cronaca non per cose positive ma per cose negative, quindi ben vengano iniziative di questo tipo. Grazie, grazie a voi. Sferta che è storica e rimarrà nella storia non solo della società ma anche della città stessa, e che emozioni stai provando? Beh, senz'altro credo sia importante che l'amministrazione, non solo il calcio ma anche tutte le società sportive vengano seguite e sia un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Per me oggi è un giorno davvero importante, dopo diversi tentennamenti sono riuscito a convincere anche il vice sindaco qui presente a venire e penso che questo sia un appuntamento immancabile soprattutto per la storia non solo di Bassano Calcio ma anche della città. Da sportivo vedere il Bassano Calcio giocare all'Olimpico, uno stadio come l'Olimpico, da Champions League contro la Lazio, che cosa si proverà? Beh, senz'altro ho letto in questi giorni i giornali che prevedono circa 20.000 tifosi della Lazio e noi, come vedete qua, saremo un centinaio. Però credo che un evento del genere, al di là della portata mediatica che può avere sia per la società che per la nostra città, sia davvero un punto importante. La cosa più importante in questi momenti qua è che non c'è nessuna distinzione sociale tra amministratori, medici, qualsiasi cosa tu rappresenti nella società bassanese si appiana ed è un'unica festa importante per far comunità. Tanti cuori uniti per un unico obiettivo che è una delle grandi magie del calcio. Senz'altro, cioè, sarà davvero difficile questa sera portare a casa l'impresa, nulla è impossibile. Noi crediamo nei nostri ragazzi, so che daranno il cuore per la maglia, ma anche per la nostra città e per i bassanesi che hanno deciso quest'oggi di venire a Roma, ma anche per i tanti che purtroppo non sono potuti venire. Mi auguro che al di là del risultato vengano premiati sia per il cuore che noi metteremo sugli spalti e sia per l'affetto che la città gli dimostrerà una volta tornati a Bassano. Grazie mille. Grazie a lei. Antonio Bertoncello, grande giornata storica per la città di Bassano del Grappa, per il Bassano Calcio, grande sfida all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Guarda, sarà una sfida imperi, però non è questo che, a cui io penso, io sto solo pensando che si sta realizzando un sogno, è una data storica per il calcio bassanese in generale, per il comprensorio. Qui non sono solo i colori giallorossi di Bassano, ci sono tutte le altre società limitrofe, io penso all'Eurocalcio, penso a tutte quelle società calcistiche che come noi
ha sempre visto il calcio come obiettivo di crescita prima di tutto sociale, poi anche sportiva e umana, quindi è un bellissimo risultato. È vero che andiamo a Roma dopo la partita di Livorno che anche tu hai visto, tutto è possibile, sta di certo che i ragazzi in campo si faranno valere, faranno una bella partita e riusciranno a levare qualche pena all'aquilotto laziale, ma quello che è importante oggi è vinto nuovamente la voglia di ritrovarsi, di fare aggregazione, di far festa insieme, e speriamo che la festa sia anche dopo il fisico finale di questa sera. Dopo tanto tempo hai riorganizzato, diciamo la verità, tu in prima persona ti sei dato parecchio da fare per riorganizzare questo, adesso con i tuoi occhi stai vedendo il risultato di aggregazione, persone di varie stazioni sociali che tutte sperano nei colori giallorossi, tutte insieme con convivialità e amicizia per soffrire per il Bassano. Qual è la tua sensazione, qual è la tua soddisfazione? Ma guarda, la mia soddisfazione più grande è che oggi abbiamo tanta gente che normalmente non veniva con noi e siamo un bel gruppo, c'è tanta gente che ci ha preceduto, che arriverà in macchina, e come si poteva non realizzare un momento di festa dopo la partita di domenica? Io so che ogni volta che dico di sì, che faccio qualcosa, poi mi costa una grande fatica, e vi giuro che è stato difficilissimo portare tutte queste persone a Roma, perché pare impossibile, ma il calcio ti complica sempre tutto, i biglietti, non biglietti, tutte queste cose, i soldi eccetera, ma devo dire che la città ha risposto in grande, tantissimi amici mi hanno aiutato, non faccio i nomi, ma tutti hanno un cognome unico, che è il cuore giallorosso grande verso questa squadra, e quindi siamo qui che abbiamo trovato di tutto e di più, ma abbiamo trovato finalmente il sorriso per questo Bassano, e anche se non dovessimo vincere vi garantisco che avremo lo stesso sorriso nel ritorno a casa, pensando a domenica prossima che saranno cavoli amari per il Pavia. Qui al tuo fianco ci abbiamo un grande tifoso del Bassano, Marco Rolato, che rappresenta un po' le nuove leve che al mercante servirebbero come il pane, servono come il pane, lui c'è sempre, stanno cercando di organizzare qualcosa di importante, di far rinascere i boys che alla fine non sono mai morti, ma farli rinascere concretamente con cori e quant'altro. Marco, cosa ci vuoi dire alla vigilia di questa partita così emozionante? Ma diciamo che è una bella soddisfazione, insomma, per tutti noi andare lì all'Olimpico di Roma, un'occasione da non perdere, capita una volta nella vita, e noi siamo contenti, insomma, di esserci. Poi per andare a sostenere i ragazzi speriamo ci mettano l'anima come ogni domenica, e noi attendiamo fiduciosi, insomma. E poi la domenica prossima contro il Pavia, anche dalle gradinate servirà un grande supporto per questa squadra che sta toccando cime mai toccate nella sua storia, il campionato stravinto, la Supercoppa, il derby storicissimo e godibilissimo vinto con il Vicenza, ora l'Olimpico, però per il prossimo campionato il Bassano può essere protagonista, ma ha bisogno anche di tifosi. Beh sì, soprattutto ha bisogno di noi, insomma, dobbiamo stare vicini a questa squadra che in questi ultimi anni sta ottenendo ottimi risultati, e non vedo il motivo per stare lontani appunto dai giocatori, quindi noi tifosi ci metteremo il cuore per sostenerli quando ci sarà la possibilità, insomma, e dovremo restare uniti a questo gruppo. Grazie Marco. Grazie a voi.